Oggi su Planet Spin Fishing parliamo di rolling e wobbling, ovvero i movimenti principali nell'azione di nuoto delle esche artificiali. Capiamo insieme e specifichiamo bene di che cosa si tratta e inoltre facciamo un approfondimento per capire quanto è importante questa azione di nuoto nelle nostre esche artificiali e quanto conta per effettuare delle catture. Ricordo che sullo shop Amazon ci sono le guide disponibili sia per la pesca spinning in mare sia per la pesca spinning in acqua dolce, per il kayak fishing. Ci sono degli approfondimenti, altri manuali dedicati alle esche artificiali. L'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale Planet Spin Fishing qui su YouTube e il progetto Planet Spin. Vi lascio i link e i riferimenti in descrizione per un eventuale acquisto. Ora ci guardiamo la sigla e poi partiamo. Andiamo. Come al solito ho realizzato una serie di documenti, una serie di slide per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Partiamo con il sommario. Nell'introduzione parliamo del movimento delle esche artificiali e capiamo insieme perché è importante che le esche artificiali abbiano un movimento. Poi parliamo delle azioni caratteristiche del rolling, del wobbling, del rolling fall, capiamo insieme di cosa si tratta e poi vediamo come si comporta l'esca artificiale con il perfetto mix tra rolling e wobbling. Nella parte finale parliamo anche del movimento e le catture, sulla velocità di nuoto e quanto influisce sull'eventualità dell'azione del predatore per scatenare, ecco, l'istinto predatorio nei confronti della nostra esca artificiale. Fin dall'introduzione, dalla creazione delle esche artificiali destinate alla pesca, i nostri antenati hanno già capito quanto è importante il movimento dell'esca, quindi quanto è importante che l'esca artificiale si presenti in un certo modo verso il predatore e interpreti quello che vogliamo far raffigurare, quello che vogliamo far simulare alla nostra esca per renderla appetibile, quindi agli occhi del predatore. Il nostro antenato più prossimo come costruttore delle esche artificiali è Lauri Rapala, da cui viene fuori il famoso brand Rapala, la famosa ditta Rapala. Che cosa succede? Che nel momento in cui l'esca artificiale viene lanciata in acqua e inizia a muoversi durante l'azione di recupero, si è capito che il pesce, il predatore, attacca, aggredisce con maggior facilità questa esca artificiale se essa non si muove in modo lineare, ovvero deve avere un nuoto sinuoso, nuoto intervallato da azioni che poi andiamo a definire nel dettaglio, rolling e wobbling, che vanno a lavorare, a scaturire l'istinto aggressivo, predatorio del pesce che vogliamo insidiare, invogliandolo maggiormente ad attaccare la nostra esca, perché con questo movimento noi simuliamo sia l'azione di nuoto, ma in tante occasioni possiamo anche simulare quelle che sono le movenze di un pescetto ferito. Quindi il predatore aggredisce con maggior facilità un pesce ferito perché, ecco, è sicuro di star spendendo le sue energie e di riuscire a portare a termine quella che è la sua azione di caccia. Quindi è molto importante che le esche artificiali abbiano un nuoto ben preciso per essere maggiormente appetibili agli occhi dei predatori. Si fa un gran parlare anche sul web di questi movimenti delle esche artificiali. Oltre la tecnica di recupero con cui noi possiamo far lavorare l'esca e resta anche un po' alla bravura, all'esperienza tecnica del pescatore, ogni esca artificiale ha un movimento proprio che noi possiamo visionare magari sul movimento lineare dell'esca artificiale, quindi non interagendo personalmente, modificandone il nuoto.
Quali sono le due azioni principali con cui vengono ideate e progettate le esche artificiali? Sono principalmente il rolling e il wobbling. Facendoci aiutare da queste immagini grafiche e anche da queste animazioni, andiamo a vedere bene qual è il movimento rolling, ovvero l'oscillazione sull'asse ortogonale dell'esca artificiale durante l'azione di nuoto. Da che cosa deriva questo movimento? Prima di tutto dalla presenza e dall'ampiezza della paletta di testa. Ma il rolling nell'esca artificiale deriva tanto anche dalla forma dell'esca artificiale, dal suo bilanciamento interno della pesistica e anche dalla velocità del nuoto con cui noi la faremo lavorare durante l'azione di pesca. Parlando invece di rolling fall, andiamo a identificare l'azione di rolling, quindi comunque l'oscillazione sull'asse ortogonale dell'esca artificiale che noi abbiamo nella fase di caduta, ovvero quando lasciamo l'esca, e si tratta magari di un'esca sinking, vediamo che quest'esca oscilla sul suo asse in caduta. Molte esche artificiali sono progettate secondo un preciso bilanciamento interno della pesistica per avere questo comportamento e per andare a sondare le varie fasce d'acqua su cui noi vogliamo farle lavorare e per andare anche a insistere la nostra azione di pesca nei confronti di predatori che si trovano in questa fascia d'acqua. Come vediamo in questa animazione, andiamo meglio a specificare, quando parliamo di rolling fall, qual è il movimento, l'oscillazione che noi identifichiamo nella nostra esca artificiale. Parliamo anche del wobbling. L'oscillazione sull'asse orizzontale dell'esca artificiale, questa, identifica il wobbling. Ci facciamo aiutare anche in questo caso dalle animazioni che ho realizzato. Anche per il wobbling, quali sono le caratteristiche dell'esca che fanno in modo che questa sia più o meno ampia? Anche la forma, il bilanciamento dell'esca artificiale è importante nella definizione del suo nuoto wobbling. E soprattutto nelle emissioni di quelle che sono le vibrazioni dell'esca artificiale emessa durante la fase di nuoto. In tanti video che ho realizzato per il canale Planet Spin, quando facciamo delle recensioni, quando faccio delle recensioni dei test sulle esche artificiali, sono questi i principali movimenti che andiamo a vedere, andiamo a testare nelle esche artificiali, e molto spesso ci accorgiamo che nelle esche artificiali non esiste solo il rolling o solo il wobbling, ma esiste una determinata combinazione di rolling e wobbling. Quindi ci facciamo aiutare anche in questo caso da alcune immagini grafiche delle animazioni che ho realizzato per meglio capire, quando parliamo di mix rolling e wobbling, quali sono le oscillazioni che noi vediamo nell'esca artificiale secondo gli assi principali ortogonali e orizzontali. Quindi un buon artificiale oppure un artificiale che sia interessante agli occhi del predatore deve avere una buona combinazione di rolling e wobbling, in modo da avere un nuoto sinuoso, un nuoto realistico sia alle basse velocità che alle alte velocità, riuscendo ad essere appetibile agli occhi del predatore, quindi simulando un pescetto vero o un pescetto ferito o morente. In questa ultima parte del video approfondiamo anche il tema di movimento, quindi azione di nuoto e velocità di recupero.
Che cosa cambia quando noi aumentiamo o diminuiamo la velocità nel nuoto delle esche artificiali? Diciamo che dipende tanto dall'esca artificiale per come è realizzata, per quelle che sono le sue forme, per la grandezza, per la presenza della paletta, per il bilanciamento interno della pesistica e quindi ecco dipende principalmente da questi fattori. Tuttavia che cosa succede? Che come anche questo grafico viene ad evidenziare, sul movimento lento, quindi sulla lenta velocità di recupero dell'esca artificiale, in questo caso viene presentato un Minnow palettato, vediamo che le oscillazioni, in questo caso si parla di rolling per esempio o di wobbling, sono molto più basse con una velocità bassa. All'aumentare della velocità, quindi su un recupero medio, vediamo che aumentano queste vibrazioni, queste oscillazioni, si esasperano sul movimento, sul recupero veloce. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni esca ha delle caratteristiche principali per cui è stata progettata, per cui è stata costruita, ma oltre alla tecnica di recupero, di cui abbiamo parlato anche in altri video, quindi sul recupero cercato, sul recupero lineare, sul recupero twitchato, che noi diciamo andiamo ad influire personalmente, soggettivamente con la nostra azione di recupero, anche la velocità di nuoto, la velocità di recupero influisce sulla risposta dell'esca artificiale e soprattutto sulla reazione che il predatore può avere nei confronti di essa, sullo stato di attività del predatore. Quindi ne abbiamo parlato anche in altri video. Quando noi ci troviamo in una situazione di apatia, ovvero di pesce non particolarmente attivo, è ideale fare dei recuperi lenti. Diciamo queste sono le indicazioni di massima, ma possono variare anche nell'ambito di una sessione di pesca stessa. Mentre con la presenza di predatori in spiccata attività, per esempio quando vediamo cacciate, quando vediamo delle bollate, quando facciamo anche cattura a ripetizione, in questo caso ecco possiamo agire sulla velocità di recupero aumentando la velocità. Queste sono le indicazioni base che noi dobbiamo tenere sempre in considerazione, che fanno parte un po' del nostro bagaglio di esperienze quando ci troveremo in situazioni di pesca particolari. Cari amici di Planet Spin, siamo arrivati alla fine di questo nostro video di approfondimento sul movimento delle esche artificiali. Ricordo che sullo shop Amazon ci sono le guide disponibili sia in formato cartaceo che in formato ebook, guide disponibili sullo spinning in mare, sulle esche artificiali, sul light jigging, sul kayak fishing, ce ne sono davvero tante. Vi lascio il link e i riferimenti in descrizione. Vi ricordo che l'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale Planet Spin Fishing e soprattutto questo progetto. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like, commentate per farmi sapere le vostre opinioni in merito e lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!